Esattamente, guarda, pensa, pensa come sono. Bevo dell'acqua naturale. Sarà giusto stare qui in basso a destra? Ma adesso lo scopriamo. Si chiama How Long to Beat, Matti. Ah, mi si è spento l'audio, che fastidio. Ah, l'audio non ho potuto modificarlo perché non volevo scrivere il nome senza di voi. Adesso voi sentite, io non lo sento l'audio, porca puttana. Dai! Ok. Opzioni. Che carino la cosa. No, aspetta. Mettiamo tutto a 40. Ok. Come va così, Gabriel? Troppo basso? Oh, io non ho regolato l'audio per fare sta cazzata di scrivere il nome perché pensavo succedesse qualcosa di bello, invece no. Invece no. Per ora ok, grazie mille, bello. Ah, posso spegnere lo sonoro volendo. Tanto vi faccio notare questa ficcanza. Qui ci sono dei piccoli ingranaggi che se tu sposti si muovono. Vedi, da una parte e dall'altra si muovono. Mamma mia. Si vede che è un gioco da 20 euro, eh. Allora, vabbè, diamo una sbirciatina anche qui. Sì. C'è ultra? No. Non cambia neanche troppo da alto a basso, in realtà. Vabbè. Lasciamo perdere. Riconoscimenti, supporto, gameplay. Non credo ci sia nulla da modificare in lingua italiana, appunto. Aiuti, oh, non so se è il caso di lasciarli o meno. Adesso vedremo. Ok, vai. Nuova partita. Intanto grazie mille a Roccia. Buongiorno gattone. Buon mesiversario a noi. In occasione di ciò, posso chiedere una benedizione per l'orario di analisi settimana prossima. Tantissimi auguri a lei e buona settimana prossima. Firenze 1506. Ho fatto bene a mettermi qui in basso a destra. Aspetta che tolgo il mouse che mi dà fastidio. Non... Che devo fare? Un punta e clicca? Fai clicca e trascina il mouse per guardarti intorno. Ah, ok. Non me lo aspettavo così. Mist. Vai. A doppio clicca su quest'uomo. Fai doppio clicca sulla pergamena per analizzarla. Non la vedo. Ah, questa? Cominciamo bene se non mi segna per bene le cose che devo cliccare. Ho capito. Una volta che ho doppio cliccato, dammele e basta. Non è che devo zoomare. Poi, vabbè. Mi chiedo chi abbia scritto questa lettera e quale sia il suo contenuto. Ci guardiamo. Doppio clic. Cos'è questa cosa qua? Una freccia? Ah, è una freccia con il giglio. Bellissimo, era... Ok, non capivo perché sembrava quasi un oggetto per aprire la lettera, invece è semplicemente un'indicazione. Guarda, che lunga. Non ho voglia. Dai, fammi vedere. Caro amico, vi invio questo messaggio mediante un messaggero affidabile, dato che gli eventi degli ultimi giorni non mi consentono di incontrarti personalmente. Come si scivola? Clicca sul tasto sinistro, vieni dietro. No, sì, ah, ok, così. Brutto. È da molto tempo che lavoro su un'invenzione straordinaria. È così significativa che va al di là di ogni cosa che io abbia creato finora. Da un lato, l'invenzione mi riempie d'orgoglio. Ma dall'altra, temo che possa finire nelle mani sbagliate. Questo è il motivo per cui gli ingressi della mia casa sono così ben protetti. Questa svirgola qui vorrà dire qualcosa? Non c'entra niente col resto, né con Ben né con questo. Con l'accento finale. Ma io non sono capace a fare i dialetti e gli accenti, ragazzi. Ogni tanto mi escono, ma non. Se ci provo, viene solo una merda. Questa è la richiesta che ti rivolgo. Cerca di guadagnare l'accesso. Ah, ma le Q le sottolinea. Non tutte, però. Sì, no, entrambe le Q. Ok, cerca di guadagnare l'accesso alla mia biblioteca. Devi
Dove potrei saperne di più? Nella casetta del... No, nella ca... Sì, nella casetta della posta. Nella casetta? Ma per anni ho sbagliato, l'ho chiamata cassetta? O si chiama proprio... Porca vacca. Vi giuro, mi... È un dubbio adesso. Vabbè. Troverai la mia nuova invenzione ottica, che ho chiamato Oculi Infinitum. Non sbagli, è modo di dire desueto. Ok, con cassetta allora. Ti conosco bene e so che hai grandi qualità. Sono sicuro che scoprirai come usarla. Ok. Grazie carissimo. Il destro per dezoomare. Ah, ok. Porta in ingresso a sinistra. Questa è la casetta. Il meccanismo deve essere un campanello. Sembra che la sua parte superiore possa essere girata. Questa qui. Ok, giro la ruota. Ok, è venuto giù. C'è un contagocce. Tiro... No, aspetta. Che tocco già con le... Ok. Se faccio così, va su. Ok. Continuo. Figa, già è un incubo suonare il campanello. Ok, adesso posso tirare e la mela non cade mai lontana dall'albero. Non è successo niente. Ok, allora abbiamo fatto quel lavoro lì. E come? Non è così? Ah, devo tirare di più. E ha cagato fuori? Una chiave. Piccolo oggetto metallico. Ok. Gli oggetti contrassegnati con più devono essere combinati con altri oggetti per essere completati. Resident Evil. Ok, allora andiamo qui. Bellissimo. Ah, subito così. Ok. Ok, allora adesso prendo questo e ce lo combino. Mamma mia, ma che incubo, una chiave! Chiave assemblata, ok, bellissima, molto bella. A me ricorda Myst, però non sono sicurissimo, Gabriel. No, ah no, 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 aspetta, volevo dezoomare con il tasto destro, ok. Qui c'è, si apre, vedo, e poi ci infiliamo la key. Tiè, questa, no. Come si fa? Ah, forse la devo trascinare. Ok. E qui troviamo il coso di Resident Evil 5. Questo non ho finito di leggere. Scorri verso l'alto per usare l'Oculi Infinitum. Come? Prego. Ah, è la sua nuova invenzione, questo affare qui. Ok. Incredibile, il maestro è riuscito a creare una lente che rende possibile vedere all'interno di qualsiasi meccanismo. Eh sì! Metal detector! Questo dispositivo tornerà sicuramente utile, certo. Grazie a Ghostri che regala la sabba a Laris il gabbiano, grazie mille. E ringrazialo, Laris, ringrazialo. Riccardo, dai una cospicua mancia Ok, tornerà utile. Che... Ah, aspetta, perché queste cose qui si possono girare. Ok. Ah, ok. Mamma mia, che sensibilità. Sì. Cioè, credo si debba fare così, eh. Bellissimo. E poi come lo tolgo? Non si sa. Sembra molto bello, sì. Ma ti ripeto, Gabriel, che me lo tenevo lì da un pezzettino perché sembrava figo. Cos'è? Che c'è? Che vuole? Chi è? Verde! Cazzo, grosso guaio a Chinatown. Oh no! Dove è andato? È scappato? È la rivisitazione di Spider-Man negli anni di Leonardo da Vinci. Quello lì era Goblin. Cos'è successo alla Badia Fiorentina? Le macerie causate dall'esplosione devono aver colpito la casa del maestro. Spero che non sia rimasto ferito. Permesso. Carino. Allora, alcuni dettagli avrei preferito avessero una qualità texture migliore perché è un po' bruttino l'effetto. Per il resto è veramente bello. Tipo qua, questo rosone non è bellissimo. Ma qui non può... Neanche la ragnatela è granché. Qui ci sono dei cocci. Non posso cliccare. Non posso cliccare. Qui c'è la torcia. Posso prendere la torcia? Non posso prendere la torcia. E allora andiamo avanti. Ok.
Ah, sicuramente bisognerà fare qualcosa qui con il... Ah no, forse si apre la porta e basta. Dici? No, si apre la porta e basta. Ok. Per me l'audio è un po' basso. Posso alzarlo un po' o dà fastidio? Grazie. No, perché sento proprio pochino, mi dispiace. Allora, sonoro. Proviamo a aumentare di 10. Adesso vediamo un po' come evolve la situa. Prego. Continuo. E bestia, adesso è altissimo però, porca vacca. Magari solo la musica qui? Sì, è solo la musica. La biblioteca del maestro dove cerca ispirazione e acquisisce conoscenze. Sicuramente troverò degli indizi che possano spiegare cosa è successo. Allora, andiamo subito qui dove c'è questo messaggio con la cera lacca che noi rompiamo. Sigillo della pergamena. Ah no, l'abbiamo mantenuto intatto, bravissimo. Ok, distendi la pergamena e leggiamo. Ora ti trovi nella biblioteca le cui solide mura proteggono la saggezza raccolta qui nei secoli. Dalle persone molto pericolose. Ah no, scusami. È scritto veramente brutto, ma perché questo modo? Delle persone molto pericolose mi cercano. E questo è l'unico luogo in cui mi trovo la pace. No, in cui, scusami, in cui trovo la pace e l'ispirazione. Questa stanza si nasconde inoltre, in questa stanza si nasconde inoltre un passaggio segreto per il mio laboratorio di cui nessuno oltre me è a conoscenza. Per scoprire come accedervi dovrei usare ogni tua risorsa mentale, e stamattina si è messi male. Punto. Punto. E Ghostry, grazie che regala la sub anche a Gokyushua e a Sir Lucyret. Grazie mille. Qua, da qualche parte, ho nascosto un'altra invenzione che ti Ricardo, aiuterà dai ad una andare mano, avanti. per favore. Non dimenticarlo mai. Gli strumenti che consentono di capire il mondo sono la precisione, la perseveranza e la corretta osservazione. No, porca vacca, che continua a cliccare sbagliato. Come pensavo, il maestro ha nascosto qualcosa in grado di aiutarmi. Devo tenere gli occhi aperti. Allora, sicuramente qui c'è roba, vedi? Cos'è? Qui c'è un buco. Ci devo infilare un dito. Finisce male. No. Ok, non posso muovermi col WASD. Perfetto, quindi. Qui. Allora, questo qui è Achille. Il pelide. Bellissimo. Però non è toccabile l'Achille qui. Niente. Sì, Leonardo scriveva il contrario, però fa il culo, eh. Sai che gameplay che veniva, dopo? Devo usare il potere dell'occhio di... No. Ah, aspetta, forse ci va il sigillo? No. Però sembra che ci vada qualcosa qui. Vabbè. Niente. Qui c'è sicuramente una situazione di meccanismo. Allora. Ah, manca un pezzo qui. Chiaramente manca un pezzo, sì. Ok, manca... Beh, boh. Fammi vedere qui. Qui c'è un buco. Cassetta in avorio intarsiato. Mi chiedo cosa ci sia nascosto dentro. Adesso vediamo. Qui ci sono delle immagini del Kama Sutra. Niente. Non abbiamo chiave. Non abbiamo glow. Aspetta qui, Achille. Che cazzo c'hai? Cos'è questo? No, niente. Mi perdono. Vuoi un bacino? Ah, aspetta, che non abbiamo utilizzato Ah, aspetta, lì sotto ho visto roba. Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Una cassetta in avorio intarsiato? No, sì, ho capito. E cos'è questo? Ah, no, aspetta! Dovrei dare uno sguardo attento al sigillo nell'inventario. Ah, ho utilizzato un trick per dire... Ah! Sigillo di pergamena. Ok. Ah, non avevo capito che si poteva... Ok. Ah, ok. Ma non si può mettere qui questo. No, va messo di là. Cosa c'entra questo? Ah, ma quell'indizio che è comparso qui in alto a sinistra non c'entrava niente. Ah, ok, niente.
Come non detto. Tiè. E mo? Non lo so, giro così. Giro la ruota. Oh, mio Dio. Che strabuzzo. E di... Oddio, che schifo. Ma dai. E gli guardiamo in testa. Allora, credo di dover mettere verde con verde. No, cioè, credo di sì. Un po' banale, ma sembrerebbe corretto così, no? Vabbè, dai, finché gli enigmi sono semplici, mi sta anche bene la situazione. Tieni. Ok, era giusto. E poi... questo si tira. E dentro c'è... Ah, il guantone da box. Bellissimo. Il guanto di Thanos. Magia magnetica qui. Ok, e quindi? Ecco. Cos'è cambiato rispetto a prima? Cosa ho acquisito? Che posso infilare il dito qui? Cazzo, non mi ha dato una spiegazione che fosse una. Che vuol dire il guanto? Ah, aspetta, agi. Nomi. Tanti nomi. Dalla A alla G, immagino. Che saranno i credits? Che siano i credits? No. No, non voglio aiuti, stai buono. Che già ne ho sprecato uno che non mi serviva per niente. Ai Bakers potrebbe... Ah, era su Kickstarter questo gioco? Ok. Allora, lì c'è una luce. Però immagino non si possa accedere. Ogni tanto parte il tema dei Lannister. Ah, qui altri libri, probabilmente sempre dei Bakers. Qui cosa c'è? Non posso andarci lì. E non ho capito la storia del guanto, però. È perché qua c'è una fessurina. E che cazzo ci infila una fessurina? Niente. Sì, ho capito che lì c'era una roba e me l'hai fatta vedere. Cinque, sei. Ma lì non posso andare. Posso tornare qui, però qui non posso fare altro che rileggermi la... maniero. Fammi vedere se qui c'è quel... Ma cos'è che... No, niente, posso andare solo su qui. Perché probabilmente dopo... Ah, vedi che qui c'è qualcos'altro. No, non è vero. Forse è solamente una roba estetica. No, non ho oggetti nel mio inventario. Non ho niente che io possa fare. La X serve a chiudere il gioco. Ha incasinato anche me prima. Ma io direi di continuare a guardare il nostro Achille. Gli ripremo gli occhi? No. Quindi non c'è backtracking in teoria. Ah, vedi che c'è l'altra parte della testa. Ok. E adesso immagino ci sarà. Ok. Ah, ma li posso anche spostare gli ingranaggi interni proprio. Cioè, ho questo potere del magnetismo. Ok. E dentro c'è un piccolo flower. Fine ornamento in legno. Però va combinato con qualcos'altro, attenzione. E poi c'è un pezzo di filo metallico. Che però non va combinato il filo metallico, attenzione. Ok. Allora, io credo che il filo metallico vada utilizzato qui. No, aspetta, ho zoomato forse. Ecco qui. E giro. No? Sì. Ok, vedi. Aha, ok, perfetto. Abbiamo trovato questo qui. Ah, sono stato bravo, non ho chiesto l'aiuto. Ah, okay. L'unico difetto, se vogliamo, che sto riscontrando finora, è che devi zoomare per forza la parte
al massimo per poterci mettere l'oggetto che ci vuoi combinare. Perché rende ogni tanto confusionario se hai fatto giusto o se hai fatto sbagliato, semplicemente per quello. E abbiamo trovato dentro un giroscopio. No, una vite, che cos'è? Una vite in ottone, fammela vedere. Vite in ottone, trottolosa, sì, bella. Trapano Black & Decker. Grazie al guanto sposti. Ah, potrebbe essere. Ma l'ha spiegato o ero distratto? Aspetta, forse qui? No, qui non credo ci vada la... Qua chiaramente richiede una chiave. Abbiamo una vite, una vite, una vite, una vite, una vite, una vite, una vite. Ah, la potremmo mettere qui nel buco. Nel buco che sembra un buco per viti. Non posso metterla nel buco per viti. Acciderbolina. La vite serve vedere se sei in un sogno oppure no. No, credo che il guanto sia per spostare i meccanismi interni magnetici. No, non mi aiutare subito, aspetta un attimo. Dammi un attimino per pensarci, Cribio. Fammi vedere. Una vite, una vite. Una vite. Non ho esaminato la rosa, effettivamente, ma andava combinato con qualcosa. Ma non va combinata con la vite, o sì? No, infatti no. Perché la vite non ha il più. È la rosa. Ma non ci interessa la rosa. Delle spighe. Vabbè, a sto punto provo anche a usarla come chiave. Tanto... No, appunto. Ah, dici che non ho zoomato abbastanza il buco della vite? Se è così, confermerebbe le mie paure. Però non credo. No, no, vedi, non si può zoomare più di così. No, 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 non è il suo posto, ci sta. Prendere il filo di ferro e aprire nella colonna del libro. Scusami. Ma si possono riprendere indietro gli oggetti, secondo te? Secondo me no. Infatti, vedi, non me lo fa neanche più vedere. Perché è sotto. Allora, ci sfugge qualcosa qui. Qui infatti si è richiuso, non si apre più. Questo non lo posso neanche richiudere più. Il nostro Achille avrà bisogno di una vite? No. Ah, qui non mi ci fa neanche più avvicinare proprio. Ok, credo che qui sia finito. Ok. Ah, una vite. Una vite. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Perché mi avrebbe da infilare tipo qua, però qui non c'è una sega. Vedi, questi buchi qui sembrano strani. Sì, 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 anche secondo me gli oggetti sono unici. L'unica cosa che abbiamo è questa... Aspetta. No, mi avevamo già guardato qui con questo magheggio. No. No, 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 no. Ok, ammetto di avere dei problemi in questo momento. Ah, qua ci sono altri libri. Qua c'è la porta, là c'è la luce. Sta cazzo di vite, dove la dovrei mettere secondo loro? Torniamo qui, magari non è che questo rollino mi fa vedere anche qualcos'altro. No. Ho dato quella vite e basta. Qui non va. Non puoi salire. No. No. Qui un po' tirata qui, no. Infatti no. Infatti no. Cazzarola. Pianta la vite nell'occhio di Achille. Che potrebbe non essere sbagliato, ma mi sembra un po' strano. No, infatti non gli va bene. No, l'abbiamo presa dal rollino vicino ad Achille. E l'abbiamo presa lì.
Sì, ma la lampada dell'LG, però non mi faceva zoomare, ci ho provato prima. Vedi? Nell'LG stesso? Quello che dici tu, Meo, l'abbiamo già aperto, abbiamo già fatto la storia lì sotto Achille. Siete arrivati un pelo dopo, ragazzi. Achille credo sia finito. Non mi posso muovere. Io devo. In realtà non è che devo stare in questa stanza. Ho proprio tre posti, cioè questo, che però non mi permette di andare troppo in giro. Cioè, questo qui è qui. Di qua non posso andare, di là non posso andare, posso avvicinarmi a questo e posso avvicinarmi ad Achille. Sì. Siete arrivati tardi, vi spiego. Per chi si è collegato dopo, la rosa ha un più perché si deve combinare ad un altro oggetto. Gli oggetti che si possono combinare hanno un più, un po' come su Resident Evil. Però non abbiamo un altro oggetto con il più, quindi non possiamo combinare la rosa. Ok? Spudino, non mi sembra niente di che. Sembra addirittura solamente un dettaglio visivo. Pure sporchissimo questo coso. Anche secondo me c'è qualcosa nella colonna qui. In basso non si può guardare. A questo punto, per quello che ci costa, apriamo un altro libro a cazzo, vediamo. È dalla N alla Z. Sì, sono i Baker, come diceva Gabriel. No, aspetta. No, non c'entra nulla. Vabbè, che cacata, cos'era? Ah no, ok, non c'entra niente. Era un collezionabile, non c'entra nulla. Va bene. Non c'entra nulla. La X blu era un indizio che abbiamo già utilizzato. Niente, ci rimane appunto questa cazzo di chiave che non so. La rosa. A sto punto, ragazzi, direi che siamo fermi da un pochino. Chiedo l'aiuto. Dovrei controllare se posso fare qualcosa con alcuni degli oggetti nell'inventario. Ma prima ci ho provato. Non dirmi che adesso c'è qualcosa che posso fare con la vite, che si può smontare o fare, perché ho cliccato. Ah no, ok. No, a me non sembra che si possa fare alcunché. No, questa nemmeno. Sì, nella rosa c'è un più perché può essere combinata con qualcos'altro. Ma no, credo che la vite. Vedi che qui non combacia benissimo questa specie di manico con la cosa. Sembra quasi che questa qui sia una moneta con una vite infilata a forza. Però non mi ci fa fare nulla. Non posso unirli, ragazzi, non hanno più la vite. Non si può. No, 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 non si può. Non si possono combinare le due cose. Entrambi devono avere il più. Ragazzi, però, per favore, vi sto spiegando, non hanno entrambi il più. Ho capito che la rosa c'ha il buco, ma non c'è. E ci abbiamo comunque provato prima. Guarda, vedi? Oh! Ho capito che io sono lento stamattina, ma voi siete durissimi. Cazzo! Porca puttana! Dai, continuate a scriverlo. Mamma mia. Dai, sentiamo l'altro indizio. Sembra che l'ornamento di legno possa essere collegato in qualche modo con la vite rottone. Veramente? No, non è vero. Allora, primo ci abbiamo provato. Tre volte.
Secondo il tutorial mi ha spiegato un'altra cosa. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Non ve ne prendete le scuse, non è giusto. È il gioco che fa... Scusatevi, il gioco ha detto solo gli oggetti col più possono essere combinati. Non ce l'ha il più la vite. Quindi vuol dire che adesso posso combinare tutto con qualsiasi altra cosa. Cioè, non vuol dire niente. Ma non è questione di umiltà. È questione di non ha senso. Voi avete sparato a cazzo. Perché il gioco mi ha spiegato non più di 10 minuti fa che gli oggetti con il più possono essere combinati tra loro. Non oggetti con il più e oggetti a caso. Perché se adesso posso combinare oggetti con il più e oggetti senza il più, vuol dire che posso combinare tutto con tutto. Puoi farlo solo da un oggetto a un altro con il più. No, Karim, perché prima abbiamo unito due oggetti con il più. Quindi vuol dire che posso unire tutto con tutto, basta che uno di due ci abbia il più. Ma non vuol dire una sega. Cioè, mi vai semplicemente ad incasinare il gioco così. Anche perché è la prima cosa che mi è venuta in mente di fare. Unire le due cose. Perché uno c'aveva la vite e il fiore effettivamente c'aveva il buco del sedere. Grazie a Shiri per i suoi 22 mesi nel frattempo. E no, infatti la vite non aveva il più, quindi per me non aveva senso fare questa cosa qui. Poi, per carità, ok. Porca vacca. credo che vada qui. Anche se... Non so. Sì, addio. Sì, adesso lo sappiamo. Grazie per aver insistito. Bestia, ok. Così, vai a destra. Mamma mia! Vai, cambio di gioco. Puttana. Che incubo. No, infatti unire tutto con tutto non è una bella metodologia. No, scusami, e adesso come faccio? No. Ho sbagliato qualcosa qui. Qui manca un pezzo per caso? O posso spostarlo? Aspetta. Ah, sì, mi ricordo. No. No. Non ho capito. Non posso tornare indietro. Grazie Piva, aspettiamo ancora le scuse. Ma porca vacca! Non ha senso, non ha senso. Ah, usa il guanto, c'hai ragione. Ma allora si può spostare! Ah, ma però devo usare il potere... Io vi giuro, non capisco. Non più di un secondo fa ci ho provato, non funzionava. Vabbè. Non importa. Stronzo io. No? Cos'era questo? Ok. Yeah. Così. E grazie anche al tizio per i suoi 7 mesi. No, comunque, ripeto, cioè il tutorial mi spiegava... Che io potevo combinare... No. Di qua. Posso ruotarlo anche mentre c'è sopra? No. Vabbè, allora aspetta. No, cazzi. Non posso tornare più indietro. Ah, sì, invece, guarda. Vabbè, non si vede neanche. Ah, vedi che carino. Ok. Boh, abbastanza semplice alla fine. No, comunque, ripeto, se tu vuoi crearmi un enigma interessante, non mi puoi mettere gli oggetti col più... Posso spostarlo anche questo? Ah no, no, solamente così. Ok. No. Però se non posso spostare questo...
ma così c'è semplicemente la solutions? Ma non è bello così. È troppo facile. Vabbè, facciamo così. Anche perché no, non mi sembra facile in realtà. Penso che mi ha tirato un'inculata. Togliti, mi arrangio, faccio prima. Da Vinci del palle, guarda. No, aspetta. È molto più facile senza seguire la guida. Ludio, sicuramente già rinnovato, ma Twitch ubriaco, quindi auguri. Grazie, e grazie anche qua della chiavetta. Vedi, la chiave non c'ha il più. Non posso combinarla, e invece sì. Ma no, è bellissimo questo gioco. Quel dettaglio lì mi ha dato fastidio perché mi ha insegnato una cosa e poi me la rompi subito. A me ha dato fastidio più che altro quello. Anche perché il ragionamento di unire le due cose l'avevo avuto anche io, non solo voi. Non ho approfondito perché il gioco mi aveva segnato una roba differente. Bello. E adesso? Buon Natale. Un sigillo riccamente decorato. Scusa. Sono proprio gli enigmi e la Resident Evil, però senza il pressure di avere un tyrant che ti vuole mordere il culo. Tiè. Mi sta piacendo molto comunque. E adesso? Cioè, vedo che qui posso toccare. Porca vacca, scusa, aspetta, sarebbe da fare così. No. Ok, ho capito. Ho capito. È piano, perfetto. Questo però non lo posso regolare. Ah no, ok, va di qua questo qui. E allora questo qui lo facciamo. Ok, sì. E boh, niente. È finito, è morta lì. No, credo sia sbagliato. No, non è che c'ho molte alternative. Qui deve andare. Qui viene ad andare, qui rimbalza, qui fa così. Ah no, questo qui lo dovrà rimandare di lì. Ok. E questo qui qua. Ok, perfetto. Abbiamo vinto. Gemme dell'infinito, sì, abbiamo il guanto. Niente, mi illumina lì. Libro con rilegatura in pellet. Vediamo un po' questo libro. È un libro che però c'ha dei sigilli, che cos'è? Vabbè. E che cosa ho capito adesso? Posso anche di qua? Bene, lo possiamo poggiare. Ah, c'è un tasto. Sapevo che ce l'avresti fatta. Le prossime righe sono indirizzate a te e a te soltanto. Ed è questo il motivo per cui le ho nascoste in questo posto segreto. I nostri nemici pongono sempre più ostacoli alla conoscenza e vogliono capire cose che non sono in grado di comprendere. Hai dimostrato di avere la mente aperta e meriti di vedere. Ma aspettate un attimo, ma la mia signora è andata via o ancora a casa? Perché io ho capito che andare via tutto il giorno. Ma tu sei ancora qua? Io ho capito che andavi via presto. No, ma presto pensavo partissi alle 9. E infatti ho detto, cazzo, non mi ha neanche salutato sta stronza. Ho detto che lavoro pomeriggio, sono tratto fino a 2:30. Io non ho capito. Niente. Se ti hai avuto un lapsus, dai, lasciami lavorare. Sempre a parlare qua. Vai a fare quello che devi fare. Hai dimostrato di avere la mente aperta. Meriti di vedere ciò che deve rimanere invisibile agli occhi degli altri. Affido alle tue mani la mia ultima invenzione,
che ho chiamato Oculi Tempus. No, che brutto andare a capo col nome. Vabbè. Ti aiuterà a guardare il passato. Come? Con questa invenzione riuscirai a trovare il passaggio segreto che conduce al mio laboratorio. Cerca ciò che è insolito, percepisci ciò che è straordinario, fieni la mente sveglia e gli occhi aperti. Boh, un giratempo. Come Ho trovato un altro dispositivo utile. Nella lettera del maestro lo chiama Oculus. Vabbè. Dovrei scoprire come funziona. Immagino facendo così. Grazie. Cose insolite. Non ho finito di leggere. Fai doppio clic sulle macchie sul pavimento. Bestia! Ok. Cerca di ricalcare la forma geometrica con la massima precisione possibile. Oh no! Perché? Che schifezza! Ma anche quella sotto o solamente questa qui in rosso? Ha tutto in una botta! E come faccio, scusa? Niente, posso passare due volte dove sono passato. Ora stai visualizzando un breve spaccato del passato. Puoi spostare la scena avanti e indietro nel tempo o cerca gli indizi che ti consentono di proseguire. Ah, questo. È la timeline. Ok, posso guardare un po' più su? Ok. Guarda lì Leonardo, carissimo. Cammina, cammina e tocca. Vabbè, tocchiamo. Esci. Ah, sì. Ah, tutto sto casino. Che c'è? Ma è uno quello? Cazzo, sì! Siamo osservati. Questa è stregoneria, altro che scienza. Ho una delle macchine belliche. Leggiamo la missiva prima. Laboratorio segreto del maestro. Non avevo idea che fosse possibile arrivarci dalla biblioteca. E chi ci stava osservando dall'alto? Leggiamo subito. Benvenuto nel luogo in cui sono state create le ingegnose macchine da combattimento per il Duca di Romagna. La catapulta, la torre d'assedio, macchine che possono essere efficacemente impiegate durante un attacco, dando al contempo protezione ai soldati e agli operatori della macchina stessa. Volevo incontrarti qui, ma ho sentito dei rumori sospetti che mi hanno messo in allarme. Non ho scelta, devo scoprire io stesso di cosa si tratta. Questo posto deve rimanere segreto a fuffi i costi. Fino al mio ritorno, guardati intorno nel laboratorio. Sono molto curioso di sentire la tua opinione su alcune delle mie opere. Ok. Qui c'è una cosa da aprire, sicuro. Non me lo fa fare. Perché non me lo fa fare? Bastardo, vedo che si può. Qui è bloccato. Però in realtà sembra bloccato da un meccanismo che potrei spostare con le dita. Vabbè. Ah no, aspetta! Forse devo usare i poteri magnetici e criptonici? Come non detto. Qui ci sono dei soldatini, sono carini i soldatini. Posso toccare i soldatini? Ah, vedi che non sono messi bene. Oh, ok, questo qui è giusto. Ok. Il terzo soldatino! Aspetta che c'è una ruota in mano, dammi la ruota. Che forse può essere combinata con qualcos'altro, ma non si sa perché non ha il più. Ciao! Ah, questo qui gira. Bello. E anche questo qui, immagino. Ci arrendiamo, bandiera bianca. Sta spostando lui. Ok. Sembrava un posto giusto. Ah no, andrà qui la ruota. No? Aspetta, fammela vedere. Ah no, al culo quadrato. Culo quadrato. Ah, qui manca uno stemma. Ok. Vediamo qui. No.
qui. Ah, non mi fa zoomare su quello? Curioso. Scusami, non posso andare in giro qui? Guardati intorno significa... Ah, aspetta, lì c'è una porta, come potete vedere, che si può aprire. No, mi sa che dobbiamo rimanere qua, eh? Ok. Forse devo usare il nostro nuovo potere? Non mi pare proprio. Ok. Allora, teniamoci al magnetismo animale. Aha. Vedi, lì c'è roba, però non mi ci fa... Non mi ci fa andare lì. Vediamo. Qui c'è un'altra fessura. Macchine belliche. Ma quello lì mi ha dato una ruota. La torre a base ottagonale non me la zooma. Cioè, avrei voluto vederla, ma non me lo fa fare. Due fermi in quello sportellino piccolo. Ho visto, però non me li fa toccare. Vedi? Secondo me è una roba che si può tranquillamente aprire, però non me lo fa fare. Perché? Fregio sul tavolo? Quale fregio sul tavolo? Ah, qui intendevi? No, non abbiamo già provato. Riproviamo così. Non che questo qui si possa infilare qui da qualche parte. Grazie al dottor Saverio. Devi ricaricarla tirando giù l'asta? No, non credo funzioni così. Ho tirato fuori le cose. Non vedo niente di quadrato. Sono diverse tra l'altro le dentellature qui. Sul lato dove è collegato il meccanismo. Ecco, ho capito. Aspetta, forse non mi fa zoomare, perché vedi che questo qui è un fermo e vorrei toglierlo, non posso. Qui non mi fa fare una ciufola. L'asta dietro i soldati. E che cosa fa l'asta dietro i soldati? Niente. Cioè, dici che va tirata giù? No. Il pulsante in basso. Ma non è un pulsante. Cioè, almeno non mi fa cliccare qui. Se intendevi questo. E ci ho già provato comunque. Lo butto per terra. non capisco. No. Vicino alla ruota sinistra è sbucata un'asta assieme al meccanismo. Che asta è uscita, scusami? Non ho mica visto nessun'asta. Semplicemente questo qui intendi, che si è infilato qua nella sua cosa. Non posso andare da nessuna parte, veramente, solo qui. Checkobam, fai sapere che a tuo sottotubo di essere abbonato per 28 mesi. Grazie a lei, grazie mille. Un'asta orizzontale. Cosa è uscito, scusa? Ingranaggio e ruote. A questo dici? Questo tubo? Porca vacca! Grazie, grazie ragazzi. No, mica avevo visto.
sassolino. Vabbè, che cagata questa. Ok. Ma c'era bisogno? C'era bisogno per fare un po' di luce. Passo dopo passo stiamo scoprendo luoghi segreti. Ho capito. Fammi vedere un po' sta cazzata. Allora, l'occhio di Sauron mi richiede una... vabbè, mi richiede di ruotare queste cose qui finché non si arriva comunque a una chiave, a un buco di culo. Ah, sì, mi ricordo. Così sembrerebbe corretto. No? Ok. Ti di tette. Credo sia giusto così. Bello il pallone comunque. Qui cosa c'è? Non lo so. Grazie a Andrew Next e a Fabio. Auguri a noi gatto dopo 6 mesi di sub da un Veneto Dio Tree. Anche io calabrese posso dire che sboro. Va bene. Grazie. E un saluto a tutta la Calabria. Allora, leggiamo la missiva. Sguscia. Questo qui non andava sproxato come gli altri. Già i tutorial sono diventati tutti inutili in un attimo. Quando ho incontrato il Duca Borgia, sono rimasto stupefatto dalla sua intelligenza e da come non esitasse a mostrare la sua crudeltà. Non esisteva alcun ostacolo alla sua ambizione. Egli mi ha sempre dato onori e autorità. Avrei dovuto prevedere quindi che il nostro legame sarebbe stato molto difficile da rompere. Per lui ho creato un giocattolo meccanico integrato nel mappamondo, quello di prima, che rappresenta perfettamente la sua anima. Aveva lo scopo di appagarlo e aiutarmi a liberarmi dalla sua influenza. Il duca mi ha finalmente concesso la libertà, ma quello che non sapevo all'epoca era che non sarebbe stato così facile lasciare qualcun altro. Ok, la Gioconda? Qui c'è una carta accartocciata. Oh oh. Aspetta, cosa ho fatto? Non posso più rimodificarlo? Ormai quel che è fatto è fatto. Qui c'è una strana cosa. Ho toccato, non volevo. Chiedo scusa. E non ho capito però. Quale sportellino ho aperto prima? Ho tolto la cornice che bloccava i pezzi centrali. Sì, però no, vedo che qui si può toccare, ma non me lo fa fare. Ah, fammi vedere qui la... Ma in realtà, guarda, secondo me si può fare a cazzo. Ah, no, forse no. Si può fare a cazzo, ma non devi uscire troppo dai bordi. Sidus. Lapis. Era. Ign. Ah, aspetta. Giustamente. Sidus. Terra. Laris. Ignis. Ma credo che vada aperto comunque prima. Credo che prima bisogna aprire il mappamondo e poi dopo quello lì ci diventa utile. Allora, fammi sbirciare qui. Questo qui è sicuramente un collezionabile che non mi farà cogliere. Qua stavate dicendo che c'era altra roba qui. Effettivamente c'è questo coso qui. Ah, vedi. L'avevo notato, però... Poi dopo mi sono distratto a toccare robe. Bom. Dottor Xix, grazie per i tuoi 25 mesi.
Com'è? Ma... A parte il fatto che la prospettiva non è che mi stia aiutando particolarmente qui a fare sto lavoro. Là. Allora, vediamo meglio. Ok. A me pare preciso lui. Scusami. Sì. È lui. A meno che non si debba fare... Aspetta, fammi vedere se... No, con la parte più grossa sopra. Sì, 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 come l'abbiamo messo noi. Ma è giusto. Ma è par perfetto, eh. Dite che dall'altra parte, con la parte grossa sotto, pare un po' una cazzata. Mi sembra scemo, perché a sto punto fammelo infilare in entrambi i modi. Vabbè. Può essere, potreste avere tranquillamente ragione, ci proviamo. Resta comunque un'idea delle balle. No, era giusto quello lì? Allora cosa devo spostare? Questo. No. E no, vedi che c'è quello lì sotto sotto, che non può essere spostato. Cioè, l'ultimo in basso è verso l'alto. È per quello che li avevo posizionati così. È giusto lui. Quindi? Parte dietro è fissa, sì, sì, sì. Qui in alto. Oh, aspetta, forse c'era... No. Ok, così. Così sembra corretto. Boh, non so. Ah, ok. Che cazzo carnevale qui. Così. Ok. E adesso che cazzo abbiamo capito? Par giusto a me. Cioè adesso che ho fatto questo, forse mi entra... No, non è corretto questo qui, effettivamente, aspetta. Ah, devo far combaciare tutto, ok, allora. Non vedo molto bene, quindi mi affido. Ah, ok, c'era il sole! 24 ore, c'è il più, attenzione. E come abbiamo imparato, anche qualunque cosa a cazzo si unisce a questo, giustamente. Ok. Boh. Ecco dov'era l'intrigo. Giro la ruota. Ah, devo scoperchiare. Orca vacca. Che cazzo devo fare? Che zoom. Non posso fare nulla. Allora. Niente, si apre e basta, non posso più richiuderlo. Mister Patata, siamo a 31 come gli anni delle persone che ormai non sono più giovani. Dopo i 30, solo aspettare, bisogna solo aspettare la morte, certo. Ha senso. Grazie. Sì, sì, torno al leggio, però non so se quello che ho letto mi era molto utile. Non mi dire che devo rifare il giochino. Ah, me l'ha semplificato. Perché l'ho già fatto una volta e quindi sono stronzo. Perché, allora, lui dice... Sidus, terra, lapis, ignis. Ok. Ho capito. Grazie a Francescone per i suoi 4 mesi. Sono costellazioni, sì. Ma non so come... Se non posso spostare questa cosa qui, non so cosa fare.
Ma ragazzi, avevo capito che dovevo inquadrare le stelle o comunque fare qualcosa. Ho capito che bisogna far combaciare questo con quello che mi andava richiesto. Però non so come si sposta. Il problema è quello. Vedi, non posso fare nulla. Non che non si possa toccare qui sotto, no. Eh no, perché l'unica cosa che potevo fare era aprire questo. E non me lo fa più richiudere. Devi usare il tavolo a caso, così. A questo? E sulla scrivania è fissato un coperchio metallico. E lo vedo. Busso. Posso fare così adesso? No. Posso fare cos'ha? No. Avete ragione, devo guardare magari il mappamondo con la situazione magica. Le palle invece no, assolutamente no. Con quell'altro, men che meno, perfetto. Le costellazioni sono da completare. Sì, però come... Allora, qua va sistemato sicuramente perché il mappamondo è tutto sminchiato. Che non è il mappamondo ma la mappa delle costellazioni. Primo. Secondo. Non posso spostare questi cosi qui. C'è un bottone dove è tolto il calamaio. Qui, questo coso qui. Porca vacca! Complimenti. Veramente complimenti. E mo? Praise the sun. Poi richiudo? Non mi fa toccare nulla di nuovo. No. No. Non vorrei dire che siamo a capo primo, ma... Una visione è praticamente magnetica che ti fa vedere sia il metallo... E te lo fa spostare. L'altra visione invece ti fa vedere il passato. L'altro calamaio l'ho già provato una decina di volte e non va. Aspettate un attimo. Carissima. La Geggio che era sul tavolo vicino alla scrivania. Può darsi, però no, non ci vedo molte cose qui da fare in questo momento. No, non credo. Dove ho preso il sole? E dove ho preso il sole era vuoto, c'era una sega. Questa porta qui intendevi che c'era, è vero? Ma porca vacca, ma qui... Mi ha dato una chiave insolita. E quindi? Non va qui. Aspetta, la chiave insolita, dove la potremmo infilare la chiave insolita? Forse qui, forse qua, no, non credo sia il suo po'. Sembra però un pochino, no, niente. Sembrava un po' la base, fammela vedere bene. No, è un ferro di cavallo praticamente. Ah, beh, giusto, ricordiamoci che qui non abbiamo ancora finito, eh. Guarda.
Cazzo, però sembrava che ci potesse stare qui la chiave. No, perché il cazzino qui è troppo magro. Ma se io la rimodifico, aspetta, posso? Sul calamaio? Dove, scusami? Non me li fa più zoomare comunque i calamai, quindi siamo a posto. Buongiorno, Cap. Era apparsa una mappa sulla carta con la visione del tempo in un certo momento. Sì, ma era una mappa per questo, per questa situazione qui. Potrei usare. No, beh, qui non c'è nessun. Non ha senso metterci questa chiave qui. Non ha il più, però forse può essere combinata con qualcosa. Collezionabile. Sotto l'altra scrivania dite, se c'è niente qui, non mi fa guardare. Credo che si possa ruotare questo coso qui per accendere altre torce, però non so come fare. Sto continuando a trovare elementi che però non capisco dove vadano infilati. Mappamondo fino adesso non è servito a un cazzo. Mi fa zoomare qui però, perché? Nella ruota destra è la catapulta. No, aveva un buco. Beh, io guardo ormai per sbirciare tutto, sbircio tutto. No, vedi. A meno che non si infili. No, non credo. Qua sembrava dovesse andare, ma non va. Chiave insolita. E anche secondo me, Filippo, perché non saprei dove altro metterla questa benedetta chiave. Indizio? Indizino? Alla base della catapulta nella zona dello spuntone ho visto un bucanino. Che cosa hai visto? Non posso più ricaricare la catapulta. Ah no, così. Ah no, sì, forse. Aspetta. È vero, non ci abbiamo più pensato. Ok. Ricarichiamo, facciamo. Ma posso sparare dove abbiamo sparato prima? No, non ha senso, va ruotata la catapulta. Boh, indizi. È sparito, niente, non c'è più un indizino. L'abbiamo già provato l'occhio di falco zoomato sulla mappa. Non posso più chiederlo un indizio, non lo so, è sparito. E non c'è più l'aiuto. Nei cerchi, vediamo, ma non credo, vedi? Ma porca puttana! Ma non l'abbiamo fatto? Porca vacca, allora ridimmi. Ma porca. Ma ero sicurissimo di averlo già fatto, non l'avevamo fatto? Adesso sono proprio un deficiente, scusate. Mi sarei tagliato una mano pur di dire che l'avevo fatto. Ero sicurissimo di averlo fatto. Allora, terra e lapis dobbiamo scrivere. No, ma non è distrazione, Gabriele. Ero sicuro, te lo giuro, eh. Mamma mia. Allora. Terra. Ok. E la. Ok, perfetto.
Orca vacca. Ok, qui c'è l'apis. Vi ricordate gli altri due? Che mi sono scordato adesso. Sidu Seigni, grazie. Questo non si apre, figli di puttana. Rimane protetto nel suo intimo. Ah. E questo qui? Questo qui si apre. No, non si apre neanche questo. Uso la chiave? Cazzo, però sistemiamo. Ah no, con questo qui, guarda. Ornamento floreale, che va messo qua, guarda, cioè, è facile, facile. Tiè. Questo era Ignis. Rendo e scruzzando sono già le 10:15, eh. Ma qua mi fa. Ma guarda dov'era. E questo è Sidus. Grazie. Ok, qui ci va la chiave insolita. La giro. Ok. Una letterina. Cerca di conquistare tutta l'Europa. Puoi muoverti solo tra i paesi collegati e diventare. Cazzo, è risico. Che palle. Con le segnalature. No, con le scalanature, scusate. Ricorda che puoi conquistare un paese solo quando il suo esercito è più numeroso. Allora, quando il tuo esercito è più numeroso. Comincia con la Sardegna con 31 soldati. Sardi di merda! Dov'è? Allora, vedo la Sardegna e poi come. Quali sono i miei? Qui ne ho 29 di soldati. Ho capito. No, aspetta. Questi qui sono. Chi sono? Non li posso spostare. Cioè, mi faccio sconfiggere. Aia. E io li inculo. No, non ho capito. Ah no, io sono la Sardegna? Ah, perché siamo io... No, scusami, ma i fiorentini non... Non ho capito. Ah, ok, noi siamo i viola, quindi. Eh no, che ho visto il simbolo fiorentino, ho detto, cazzo, saremo noi. Niente, siamo la Sardegna, allora spacchiamo i culi. Tiè, allora, te. Te, bel te, bel te. 77, 48, 32, ciapa chi. 49. Eh. 67, non vedo. Lì. 87, fanculo anche al sud. 502, e la Madonna. E via verso tutta Europa. Cos'è questo? Un frollino? Strumento di legno con ornamento. Ah, questo qui va utilizzato nel tavolino da caffè che abbiamo visto prima. Ma immagino che la battaglia non sia finita qui. O sì? Cioè, no, era per farmi capire che mi devo fermare. Qui però sembra quasi che ci fossero altri messaggi da... Forse ci dobbiamo tornare dopo. Allora, andiamo a richiamare nuovi soldati, forse. Ti immagini se ci dà un soldatino aggiuntivo da qui?
Ok, giro la ruota, che è diventato ormai il leitmotiv della giornata. Ok, e poi? Giro di nuovo la ruota. No. E richiudo? Che devo fare? Non ho capito. Posso zoomare ancora di più? Ok, potevo zoomare ancora di più. Ah ah! Il tassello mancante! Saranno alleati? I germanici qui? Fammi vedere, dove vanno piazzati questi bastardi? Andranno piazzati qui, al posto della cosa. Eccoli lì. Ok. Un nuovo messaggino. Guarda che bello. Eccellente, l'Italia è tua! Ma ora devi affrontare una nuova sfida: i territori posizionati a nord e a est dell'Italia. Metti alla prova il tuo ragionamento strategico e annetti questi territori al tuo regno. Fosse stato così carino, Risico ci avrei giocato sicuramente di più. Ok, scusami, perché 48 prima eravamo a 77. Mi ricordo, eh? Stavamo spaccando i culi. Dai. Ok, aspetta che... Prospettiva non aiuta in questa situazione. 100! 100! Vai di là. Poffete. Devo conquistare l'Inghilterra? La Spagna... Tutto nostro. Ti stai comportando bene e mostri di aver capacità di un grande comandante. Continua così e conquisterai il resto dell'Europa. Il tuo obiettivo è raggiungere l'Africa, che come sappiamo tutti è in Europa. No, bisogna passare dalla Spagna. Ma voi lo sapevate che dalla Spagna è più facile arrivare in Africa? Farvi sapere questa piccola lezione di geografia che ho visto, che ho... La porca vacca, devo passare... In un film con Albanese. Non un albanese, proprio albanese l'attore. Ok. Poi è difficile, eh? Quanti ha? 55 quello lì. 55, ma è inaccessibile. Aspetta un attimo. 500, orca. Ah no, qua, guarda. No, ma porca miseria. Vabbè, facciamo con la Sardegna. Perché? Perché sei? Scusami, non eravamo... Ho sbagliato? Era 120! Porca vacca! E noi quanti eravamo? Scusa, non eravamo 100 e ba... Siamo tornati 175. Non ho capito. Cioè, 170... Ti è? E li abbiamo conquistati. Cazzi loro adesso. Abbiamo perso roba di qua? No. Adesso siamo a 57. Ma scusa, ma escono cifre a cazzo? Come funziona? Ho perso la Francia. Chi se ne frega? Sì, ho capito che devo fare prima quelli più bassi per aumentare le truppe, però... 69. Però adesso non possiamo più conquistare una sega. Ci provo così, che anche se perdo quello me ne sbatto le balle. Vai giù, vai giù! Porca puttana. Ok. 4. Aspetta. Dobbiamo per forza fare così, perdere per poi riprendere? No, ma sei nella merda, scusami. Insisto. Ok, 175. Perfetto. Fammi vedere bene. 123. Ok. Allora. È che la prospettiva non mi aiuta a vedere tutte quante le situazioni. Poi 104. 104 è poco. Non ho capito perché ogni tanto mi scendono. No, di qua. Di qua, di qua. Ok. 22. Quando perdi ricominci da capo? No, non è vero che ricomincio da capo. Perdo qualcosa e poi riparte. Bene, adesso ho perso di tutto. Di tutto e di più. Allora, cosa mi conviene fare? Allora,
Visto che andare per la Spagna, perché poi dopo immagino sia la parte finale, andare poi in Africa. Provo a sbattere due dei miei, è una bella idea, vediamo se si sommano. Non si riesce, non me lo fa fare. Ah, dici che la superiorità numerica deve essere importante per andare bene. Ok. Ci sta. È un buon ragionamento. Allora, adesso 221, 143, 234. Ok, ho capito. Quindi non posso andare a mangiare un pesce troppo grosso perché altrimenti rischio. Boh, vabbè. No. Porca miseria. Vabbè, andiamo con una Sardegna. Ok, 377. Siamo a 419. Possiamo conquistare tranquillamente questo. Grazie a Despota per i suoi 32 mesi. E no, adesso siamo a 226 però. Rifacciamo. L'ho dimenticato della Grecia. Allora, come dicevamo prima, bisogna andare di grandi numeri. 175 è più alto di 123. No, ripartiamo dal 100. Ok, andiamo in Inghilterra. Ok, 221. Sì, 221. 123, 143. E io credo che 123 sia la nostra risposta. No, non ci posso andare, ragazzi. Non ci posso andare giù di lì. L'unica cosa. Adesso possiamo andare in Spagna. Ok, 288. Poi possiamo conquistare. Vabbè, conquistiamo qui il Portogallo. Che easy. Perfetto. 3,30, possiamo conquistare qui. 4,59, qui. 4,91. Poi il 300, appunto, qua, perfetto. La Scozia. Siamo a 616. Cinculiamo questi. Poi andiamo di qua. Buona. E abbiamo praticamente tutta l'Europa. E vaffanculo, ci inculiamo l'Africa. Boh. Era l'isola d'Irlanda, la Scozia era quella prima, ho sbagliato. Sarà così, immagino. Non comprendo. Ah, se devo far ruotare quello lì al centro, devo metterli così. Perché così ha spazio per ruotare, ma non lo sta facendo, quindi io non so che cazzo fare. Gli angoli. Che vuol dire? Così? Non ho capito. Ho fatto quindi? No, non ho capito comunque il meccanismo. Sì, ho capito come si è aperto poi il castello, ma non ho capito la storia degli angoli. Vabbè, scusate, oggi sono un po' lento, come dicevo. Vabbè, questo si mette facilmente. Ah, che devo zoomare. Tiè, questo va qua. Porta giù. Si apre. Che ora è? Manca mezz'ora. Dai.
Tanto questo me lo incubo. So già dove metterla. Una manovella incisa. E qui credo che sia finita la pacchia. Aha, forse la manovella incisa va messa qui. Sul pistolotto, guarda. No, perché c'è una vite. Forse questo? No, 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 no. Questo qui va messo dall'altra parte. Ah, qui va questo sicuro. E questo era chiaro. Ora, qui mi dà una gemma. Un cristallo blu. Famosissimo, pieno così di cristalli blu. Qua ci va il cristallo blu. Ok. Fermi. Cosa devo fare qua? Ho capito cosa devo fare qua. Pensavo, pensavo fosse giusto. Ah, dici che la devo ricostruire di qua la piramide, magari? Non ho capito. Cioè, può darsi. Ho sbagliato. Mi sono incartato. Sì, forse devo spostare tutto di qua. Cazzo, ormai ho fatto la cazzata e devo ricominciare. Che due palle. Ok. No, niente, ormai è andata. Che facciamo? Facciamo così. Facciamo così. Sì, forse questo qui deve rimanere libero. No, mi sono incastrato di nuovo. Su quello centrale. Qui andava secondo voi? Ma non l'avevamo appena fatta lì? Oh, cavacca, sono doppiamente stronzo allora. Perdonatemi, è proprio una mattinata incredibile questa. Sì. Sì, le palle, ma va bene. Sei arrivato al passaggio finale su quello centrale e poi hai sballato tutto. Sono scemo. Thank you.
No. Arrivo, eh. Non ce la sto facendo più. Non ce la sto facendo più. Sto continuando a sbagliare questo ciclo qui. Hola. No. 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 Porca vacca. Scusa, spero di averlo fatto. Niente. Ok, qua. Adesso arriva il bello. Il problema è che non c'è un blocco. Sì, c'è un blocco, fortunatamente. Glitchato, che brutto. Ok. Adesso accendiamo la luce dall'altra parte. Quindi c'è un blocco, ma in realtà c'è anche una direzione. No, molto bello, eh. E lì non capisco. Sinceramente vedo queste due cose, ma non capisco. Non capisco se mi sta direzionando in maniera... Non ho capito. Neppino, grazie mille per i tuoi 3 mesi. Ah, sì, mi ricordo. No, non capisco. Provo così. La supervista potrebbe darsi, eh? Aspetta che tiro giù, intanto provo, faccio un tentatives. No. La lente, vediamo un po' cosa ci propone la casa. Ok. Ah, vedi, c'è una simbologia. Ha senso effettivamente. Io pensavo ci fosse, invece fosse più complicato e dovessi guardare bene le due mezze sfere lì che si univano. Olè! Buono! E lì c'è un trucco di un prestigiatore. Cosa ha nascosto Leonardo sotto il baldacchino? C'è una bella figliuola, adesso apri e... quanti scatti. Ok, salve. Lì c'è un triangolo del Bermuda, qui sotto. Qui c'è il Papa. Qui ci sono dei flowers. Posso tirare giù qui? Questi chiaramente possono essere abbassati. Ma prima noi tocchiamo questa cosa qui. Che non si può toccare, niente. Ok, qui sotto. Qui posso toccare. Sì, ma non serve un cazzo. Pieno di roba qua. Pieno zeppo di roba che però non mi fa interagire. Allora, prendiamo la triforza. Niente. Ah! Ha fatto anche... L'avete sentito? Ho visto un re. Uno. Ok, uno. Due. Due. Non me li fa toccare. Non capisco se è un enigma che devo risolvere oppure mi manca un pezzo. Perché mi ha proprio messo lì. No, mi sa che qua... Vedi, c'è questa sfera qui che va preso. Ok, il disco... Ah, ok, guarda. Easy, ok. Cioppete. Floppete. Eh no. Mio buon tempone.
Che facciamo? Perché mi gira tutto? Fermo lì. 1, 2, 3. I'm winning. Oh. Vabbè, questo ti devo rinfilare qui. Mi dispiace. È che non ci stiamo, se no. Perché il 1 non me lo piglia? Ok. Ho vinto? Ho vinto un cubo! Yes! Ma scusami, ma... Perdonami. Si richiude, certo, una sala cinesca. Ma qui su non c'è altro da fare? No, non è possibile. Il meccanismo serve solo a darmi quello? Ah no, forse c'è... Serve tutto quanto l'ambaradam. Tiro giù. E cazzo, ma me l'ha ciulato il pezzo. Ah no, ognuno c'è il suo? No, no, questo non ce l'ha. E qui che cosa devo fare? Oh no, con uno, che palle. Ok. Ah, me li mette anche storti, se li raccolgo storti. Che storia, da UFO. Va bene. Merda. La merda. La merda puzza. Chi è? Ma dai. La merda puzza, stavo dicendo. No. Ce ne stanno due, secondo te, Gabriel? Ah, oh, vabbè, ma se è così è una cazzata. Ma porca puttana, ma dai! Ma era veramente facile, era una minchia... Vabbè, grazie Gabriel, che occhio, complimenti. Era veramente una cazzatissima, era. Questa sfera, che però va toccata. La vedo che va toccata la sfera, si chiude la sala cinesca. Perché ero creato una palla avvitabile? Leonardo, le sue stravaganze. Tiè. Tira giù. Aia. Che succede? Ah, giusto, c'è il vescovo qui che... Merda, si è incastrito! E quindi? Gli do una mano. Che twist! Doppia apertura, guarda qua. Ok. Di lì è bloccato, ma noi giriamo questo e ce lo possiamo inculare. Questo qui però ha una scalanatura non profonda, quindi ce ne sta uno. E sono pure storti. Merda. No, ridammi l'uno. Non mi faccio fregare da Leonardo da Vinci. No, aspetta. Uh...
Sì, no, va bene così. Beh, ok. Allora, morto da 20 anni, mi mandi ancora a scuola. E invece, guarda qua. Fanculo. Leonardo, mi fai una sega, guarda. Merda. No. Tempi mi fa interagire. Che faccio? Giro la ruota di nuovo. Che cilindro? Questo lo sposto. E mi prendo questo oggetto geometrico speciale che però diventa un tetacazzene nel culo Edo. Perché non me lo fa ribaltare? Lo vedo che c'è... Ah, c'è il gancetto. Il sigillo dello ricalco qui. Che fai? In giù. Ah, in giù. Ok. E posso? Ah, che soddisfazione. Però quella chiusura lì. Poi qui posso? Ok. Il dodecaedro. C'ero quasi. C'ero quasi. Il nome era correttissimo. Onestamente, io sono un grande geometra. Dove vai? Cosa guardi? Non sbirciare in giro. Allora, qui... qui è chiuso. E di qui, e qui invece ci sta non lui. Abbiamo un problema, amico mio. Ci sono le sbarre. Le sbarre alle finestre, come mai? Fammi vedere. Qui c'è una situazione di chiavistello. No. Aha, aha. Sì. Notte. Ah, ok. Vabbè, mi aspettavo chissà quale enigma incredibile, impossibile. Ce l'ha il pulsante. Boh. Sapete che mi sta piacendo abbastanza? Mi sta piacendo veramente molto. Ha un paio di cazzate che dici, vabbè, vaffanculo. Però, in generale, mi sta piacendo molto. È molto carino, non è frustrante... Comunque gli enigmi ci arrivi, a parte alcuni casi che però vabbè, li sono... Non è giusto? Che non so, non ho capito. No, si pronuncia arco. Boh. No. No. Sì, sì, sono belli perché non ti... Se non ti incarti, Gabriel, ma anche The Witness mi sono incartato molte volte, ma in generale io me lo sono goduto veramente un sacco. A parte il finale, che per me era una merda. Come è stato trattato poi dopo tutta la trama, quelle cose lì, a me ha fatto proprio cagare. Non si è capito un cazzo. Non capisco, aspetta, forse mi sfugge qualcosa qui. Vedi che qui c'è qualcosa che però non mi sta facendo andare a toccare. Forse mi devo avvicinare meglio. No. No, semplicemente questo qui è il suo meccanismo. Dove sbaglio allora? Così? Ma era già così qui prima. Il cassetto dalla parte opposta. Ah, dici che va spinto da qua. Ah, c'hai ragione. Ma non ha senso questa cosa qui. A meno che da dietro non ha ruotato anche quelli davanti. Sì, che potrebbe essere. Ok. Ok, questo va qui. Giro. Ok. E lo scorreggiaedro. Bellissimo. Porca vacca, aspetta. Ok. Poi chiudi, chiudi. È stata una cazzata. Ottaedro, facilissimo. (Clears throat)
Povero Edo. Ah, però c'è un enigma. No, non c'è un enigmone qui, mi dà. Non me l'aspettavo. Sono sincero, non mi aspettavo la testa d'ariete e neanche il coso. Però, anche se non hanno il più. No, non hanno il più. Non si possono sommare. Non si possono sommare, non hanno il più. Ok. Uno dei due non ha il più, l'altro ce l'ha. Ah no, ci avrei giurato. Ci avrei giurato che andava lì. Che cazzo ci va qui? Dove sto andando? Dov'è che mi poteva servire un ingranaggio? Qui. Non mi pare, sinceramente. Qua mi pare tutto a posto. Qua effettivamente manca qualche cosa. Però non. Non c'entra una sega. Sì, l'ariete ha una vite, però non mi sembra, no, non ha senso metterla qui. Una vite, una vite, una vite, una vite. No, no, qui non c'è più nulla. Ah, dici che anche sugli oggetti posso usare l'occhio di falco? No, non me lo fa fare. Davanti alla catapulta la testa d'ariete, davanti. Ha senso dal punto di vista logico e ha senso anche perché qui c'è una fessurina che avevamo visto anche prima. Sì, bravo Cap. Intelligente Cap, Ah, ok, e questo è un manico di metallo inciso. E qui credo sia terminata la nostra situazione. Fammi vedere questo manico. Ok, credo che vada qui. Almeno sembra. Ok, perfetto. Giro questo. Lì gira tutto. Mancano 8 minuti. Qua mi serve una nuova chiave che noi non abbiamo. Cazzo, l'ingranaggio non mi sembra che possa fittare qui. Sentite come sono giovane. Infatti l'ingranaggio non fitta. Non fitta l'ingranaggio, ma qui sotto mi sembra una situazione rotevole. Ah ah ah, c'è una chiave. Una piccola chiave. Bene. No, aspetta. Posso infilare la chiave qui? Grazie a Raiden per i suoi 15 mesi. Una cattedrale d'assalto diventa. Che abbiamo capito facendo queste cose qui? Strano. No, si pronuncia Aigo. Molto strano. Ah, c'è un verme qui, che cos'è? Tiro la corda. Non posso. Non posso tirare la corda. Perché tira la corda? Che fa? Che fa tirare la corda? Che fa? Non lo so. Qui c'è un altro oggetto incastrato dentro. Qui non mi ci fa andare. Questo non mi ci fa andare. Sopra la torre, dite. Che non c'è niente, non mi ci fa andare sopra la torre. No, non indiziarmi, aspetta. La chiave è sparita. Chiave è sparita. Forse devo usarla come seghetto? No. Ci poteva stare. Proviamo a metterle entrambe così. Idea di merda, no? Non vuol dire niente. L'occhio di falco. Mi dimentico sempre che ce l'ho sto cazzo di potere di merda. Diamo l'occhio del passato. Ah! Ci si era masturbato sopra! Leonardo, che schifo! Allora, una dritta e una un po' storta. Dove vai? Dove vai? No, che non ho capito. Aspetta. Ok, posso spostarle? Mentre. Ok, perfetto.
una dritta e una tutto sburrato, che schifo, schifoso. E questo viene via. Si ribalta tutto. L'ha fatto vedere un cazzillo, uno stantuffo, un'apertura segreta, che tanto segreta non era, una rotazione, un'acquisizione di coltello a serramanico pericolosissimo, l'apertura del coltello. E adesso secondo me dobbiamo tagliare questo. Lo sapevo che quello lì era. Come si fa, scusami? Perché non devo muovere il coltello? Ah, ecco. Infatti, capivo perché non dovevo muovere il coltello. E viene via. Questo lo tolgo. Ok. Questo si apre. E qui ci va un ingranaggio. Dove va? Va qui. Ah-ha! Che devo fare? Al volo? Arca vacca, c'ero. Ah no. Vediamo se riesco a fare tutte le campanelle. Bastardo! E vabbè, ho capito io. Non era casissimo. Ha funzionato però. Manovella d'argento a forma di colomba, che va messa qui, immagino, sì. Giro la manovella. Viene fuori un ottaedro. No, ancora devo girare. Devo girare ancora la manovella? No. Ok, andiamo lì. Me lo sono inculato. Ok. Che ora è? Mancano 3 minuti. Aspetta, ho capito. Cos'è, un cannocchiale? Quanto lungo. E adesso? Che cazzo abbiamo capito? Ah. Ok. Un peso. Che va messo? Dove va messo? Un peso. 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 Qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. C'è un'anta non aperta? Sì, no, ma è normale. Sotto tutto. A questo pezzo qui dite che è questo qui che non è sceso del tutto. Ma non credo. Anche secondo me va qua. Non mi ci fa avvicinare qua però. Fammi vedere un attimo. Non è che magari dobbiamo accendere un'altra zona. No. L'unica dove combacia è quella. Vabbè ragazzi, ci pensiamo. Ah, forse qui. Ma mi sembra strano. Qua. No. Ci pensiamo domani, ragazzi. Ci pensiamo domani. Domani mattina sparo il peso con la catapulta. Si può salvare?
Speriamo che salvi in automatico. Proviamo a uscire. E adesso ci vuole il coraggio. Vai, facciamo continua. Grande. Grande. Perfetto. Ma che continua? No, esci. Esci. Benissimo. Ragazzuoli, noi ci vediamo con questa sera, naturalmente. E grazie ad Andrea nel frattempo per i suoi 2 mesi. Grazie a tutti per donazioni super e sub, come sempre. Vi mando ai termosifoni e gli dobbiamo dire tutti: Leonardo era un grande. Va bene? Adesso mi riprendo un secondo e mi metto a montare il weekly, che vedrete domani. È da un po' che non esce un weekly. Vediamo un po' come viene questo weekly, perché è molto...